Chiudete gli occhi per un istante e provate a immaginarvi un classico mondo fantasy, di quelli pieni di creature strane, di castelli giganteschi e di magia misteriosa. Non importa che sia Narnia, la Terra di Mezzo o un qualsiasi posto inventato al momento da voi, basta solo che sia fantasy. L'avete fatto? Ok, ora togliete a quel mondo il solito signore del male, poi togliete il giovane eroe con l'oggetto magico, togliete il party di avventurieri, togliete i dungeon, togliete le battaglie campali e togliete anche le spade scintillanti. Non rimane un granché, giusto? Beh, è normale, avete eliminato praticamente il 90% dei punti di forza del fantasy epico, vorrei ben vedere. Eppure, con quello che è rimasto, Spice & Wolf riesce lo stesso ad essere un bellissimo anime fantasy. Quindi, signori, oggi vi racconterò la storia del mercante che si innamorò di un lupo. Buona visione! Spice & Wolf è una serie del 2008 realizzata dallo studio Imagine e diretta da Takeo Takahashi, già autore di Itonerae e di Cosmopolitan Prayers, composta da due season per un totale di 24 episodi più un paio di OAV. La storia segue le vicende di Lawrence Craft, un mercante itinerante il quale stringe un patto con Holo, una divinità dei boschi dalle fattezze di lupo che però è in grado di assumere i tratti di una ragazza umana. I due, malgrado le enormi differenze caratteriali, pian piano si conosceranno sempre di più, fidandosi l'uno dell'altra e costruendo così una relazione reciproca insolita, ma maledettamente affascinante. La serie si articola attorno a una struttura chiara e ben definita, fatta di due binari paralleli. Il primo, naturalmente, è il pattern del viaggio. Infatti la coppia è perennemente in viaggio di città in città, a volte con lo scopo di vendere le merci più disparate di Lawrence e altre volte con lo scopo di trovare indizi riguardo la terra natia di Holo. Il secondo binario, invece, è quello della relazione atipica, perché gran parte della storia si basa proprio sul rapporto tra Lawrence e Holo, su come questo evolve e sulle derive che prende imprevisto dopo imprevisto. Nei primi episodi, questo rapporto si potrebbe definire come una banale love story, perché sembra andare in quella direzione lì. Ma più la serie prosegue, più ci rendiamo conto che non è così. O meglio, per essere più precisi, c'è senza dubbio una dimensione tenera, perché tanto Lawrence quanto Holo provano effettivamente dell'attrazione, però questa cede presto il passo a un'incredibile complicità. Passo dopo passo, i due scoprono sempre più cose sull'altro. Per esempio, Lawrence si rende conto di quanto Holo soffra di solitudine, essendo l'ultima divinità lupo rimasta in quelle terre, mentre Holo comprende l'importanza che Lawrence dà al coltivare il proprio sogno, il sogno di aprire un negozio. A colpi di botta e risposta, l'uomo e la dea capiscono quanto possa far male all'altro una frase detta col tono sbagliato al momento sbagliato, o ancora, quanto possa far male all'altro un certo tipo di atteggiamento considerato, tra virgolette, normale. Insomma, nell'arco delle due stagioni, quelle che emergono sono delle bellissime riflessioni sui desideri, sui legami e sulla fiducia. Cosa vuol dire aver bisogno di qualcuno? E soprattutto, siamo pronti a dare lo stesso supporto affettivo e emotivo a chi lo ha dato a noi? È facile tendere la mano quando si è soli e quando si è feriti, ma poi bisogna imparare anche a mettersi dall'altro lato. Ed è per questo che secondo me il rapporto tra Lawrence e Holo funziona benissimo, perché è un cammino tappezzato di problemi e di avversità che punta alla fiducia, che fa da base per qualsiasi altro legame. Equivoci, incomprensioni, fraintendimenti, momenti di rabbia, di frustrazione o di insicurezza, tutte queste sfumature fanno parte di ogni esperienza, di ogni vita, e se vuoi costruire dei personaggi tridimensionali, autentici e credibili, allora devi basarti in primis proprio su queste sfumature, perché sono quelle che li rendono umani. Ma adesso, signori, è giunto il momento dello sponsor, perché questo video è sponsorizzato da me. Sapevate che ho scritto un libro? Eh sì, è un saggio sul cinema animato di Mamoru Oshii, il regista, tra le altre cose, di Lamù, di Pat Labor e di Ghost in the Shell. Dai su, non fate i pigri e preordinatene una copia dal link che trovate qui sotto in descrizione. Non ve ne pentirete, parola mia. Tuttavia, ridurre i pregi di Spice & Wolf al solo rapporto tra i due protagonisti sarebbe ingiusto e riduttivo, perché di tematiche e di elementi interessanti ce ne sono anche tanti altri. Come detto nell'intro, infatti, la serie si cuce addosso il setting fantasy, ma poi lo priva di tutti quei tratti che i fan solitamente amano di più.
Non c'è un villain malvagio da uccidere, non c'è un guerriero con la spada che parte all'avventura, non ci sono elfi, nani o altri mostriciattoli in stile Dungeons & Dragons, eppure la magia è ridotta al minimo indispensabile. Di contro, invece, è presente una cosa che a pelle potrebbe far storcere il naso, ossia una forte componente economica. Lawrence, da buon mercante, è sempre a caccia di affari e dal momento che Olo diventa la sua socia, spesso e volentieri lui le spiega alcune regole relative al commercio, alla compravendita, alla speculazione e alle politiche monetarie. E la cosa assurda è che tutte queste informazioni sono perfettamente contestualizzate all'interno di un mondo medievaleggiante. Si passa dal problema delle monete straniere da convertire in valuta corrente a quello dei dazi doganali e il cartone riesce a farti appassionare a queste vicende particolari. Anche i combattimenti sono diversi, a modo loro. Di scontri con le armi ce ne sono pochissimi, invece abbondano i duelli a colpi di acquisti, di offerte e di strategie mercantili, come quello tra Lawrence e Amati, per esempio, un duello che ti fa sudare freddo pur non mostrando nemmeno mezza spadata. Infine, in sottofondo io ho avvertito anche l'eco di un meraviglioso contrasto tra vecchio e nuovo, tra natura e progresso. Olo è la divinità dei raccolti, infatti grazie a lei il grano cresce abbondante, ma un po' alla volta i contadini hanno attribuito questa abbondanza alle innovazioni tecniche come l'aratro o gli altri utensili e hanno smesso di pregare gli antichi dei, attirati anche dal fascino della chiesa monoteista. E la ragazza lupo ha accusato moltissimo questo colpo. Sì, forse non lo dà a vedere, ma lo spettatore attento se ne accorge subito. Quanto può durare una reliquia del passato come Olo in un mondo completamente diverso? La gente che un tempo la pregava in ginocchio per superare l'inverno, ora la teme, vogliono addirittura consegnarla alla chiesa che la esorcizzi, in un certo senso, perché lei, ormai, fa parte del folklore e delle tradizioni. Detta diversamente, Olo si sente fuori tempo e fuori luogo, a maggior ragione a fianco di Lawrence, che conosce tutte le novità del mondo moderno. Ed è esattamente qui che emerge il contrasto. Da un lato c'è il misticismo atavico, dall'altro, invece, c'è il progresso, che per sua stessa natura è inarrestabile. E questo contrasto si riversa inevitabilmente nel rapporto tra i due viaggiatori, che devono aggiungere anche questo dettaglio alla già lunga lista delle loro differenze. Insomma, Spice and Wolf è veramente un cartone atipico. Ambientazione, personaggi, temi, ritmo, ogni cosa presa da sola risulta strana, ma nel complesso funziona in perfetta armonia con le altre. In un battibaleno, la narrazione ti getta davanti due figure agli antipodi e tu ti ritrovi in balia degli eventi, completamente catturato da una storia che alla fine è semplicissima, al punto che ti sembra quasi di essere lì, seduto sul carro insieme a loro, in questa terra lontana e sconosciuta, ma allo stesso tempo anche inspiegabilmente familiare. Bene ragazzi, il video termina qui. Se siete appassionati di anime da parecchio tempo, sicuramente conoscevate già Spice and Wolf. Del resto, parliamo di una serie che non è affatto di nicchia. Ma se invece fate parte di quella fetta di pubblico che ha visto solo le grandi serie mainstream, beh, allora vi consiglio davvero di darci un'occhiata, anche se, come ho detto, non ci sono né mazzate, né esplosioni, né superpoteri. Io vi ringrazio di cuore per avermi ascoltato, statemi bene, mi raccomando, e noi ci vediamo, come sempre. Al prossimo video!